Sono un ragazzo a cui piace sognare, un romantico, una di quelle persone che se sente dire che una cosa è impossibile, la vuole rendere possibile. Ragazzi, benvenuti al Toto Show. Spieghiamo un po' cosa andremo a fare in questo video, un video un po' strano, un po' particolare, un video con un sogno. Sicuramente avrete letto dal titolo cosa dovrà capitare in questo video. E sì, non è clickbait, capiterà, sarà una grande impresa. Però torniamo un attimo indietro. Cosa servirà questo video? Sicuramente servirà un oggetto, una navicella per far volare colui. E la navicella. Bam! Incredibile! Allora, ve la mostro. Questa è la struttura. Qua c'è un adesivo per le GoPro e attorno è tutta legata con della lenza da pesca da 28 mm. E questa qua è la navicella. Questa è stata la prima prova. No, ho fatto una ventina di test fly dove ho fallito con altre strutture, strutture che per costruire ci ho messo un sacco e alla fine mi stavo anche per scoraggiare, ma noi non ci siamo fermati. Credevamo in questo progetto e ce l'abbiamo fatta. Alla fine, lampo di genio, adesivo per la GoPro che sono molto resistenti, poi ho questa struttura e dopo vari test fly, ovviamente senza lo stuntman, ma con oggetti all'incirca dello stesso peso, ce l'abbiamo fatta. Andava tutto liscio. E alla fine questa era la navicella giusta. Ma ovviamente la navicella non basta. Facciamo entrare lo stuntman. Eccolo. Il mio caro amico, il mio caro amico Murphy, che ora in arte si chiamerà Pegaso, il primo pesce rosso volante. Ma per far capire, perché sicuramente c'è qualche falso animalista che sta guardando questo video e che sta già pensando di commentare con qualche frase stupida, perché per chi mi conosce sa, questo qua vorrei che sia un momento serio. Sa che io tengo tantissimo agli animali, mi ritengo un animalista. E vi spiego perché penso che questo sia un gesto d'amore verso il mio caro compagno. Una settimana fa all'incirca è scomparso il suo compagno d'acquario, il suo primo compagno d'acquario, Giulio Cesare, che era un altro pesciolino che era dentro il mio acquario. Adesso ci sono altri pesci, sicuramente se seguite i miei video di allenamento ogni tanto si vede l'acquario. E sapete che ci sono anche altri pesci, ma lui, Murphy e Giulio Cesare erano i primi due pesci del mio acquario, del mio studio, o comunque del mio loft, chiamiamolo come vogliamo. E la scorsa è venuto a mancare e ho pensato che lui ha vissuto tutta la sua vita all'interno di un acquario. È nato dentro un piccolo acquario, sinché io non l'ho acquistato nel negozio di animali, ed è venuto a vivere in un acquario leggermente più grande. Ma la sua vita non ha visto altro che un negozio di animali. E il mio studio è me. E vabbè, chi viene a trovarmi ogni tanto. E stessa cosa per Murphy. E quindi per omaggiarlo, ovviamente, in tutta sicurezza, ho voluto creare questo progetto. Rendere possibile una cosa impossibile. Un pesce rosso che vola. E Murphy renderà omaggio alla memoria di Giulio Cesare. Spero che sembrerà un ragionamento da pazzo, ma per me erano grandi compagni di allenamenti e di serate noiose, senza sapere cosa fare.
Quando gioco a FIFA, nei miei video di FIFA, dietro alla TV c'è l'acquario. E quindi loro sono sempre partecipi con me. Comunque mi sto dilungando troppo. Sappiate che sappiamo cosa stiamo facendo. E stiamo per scrivere un pezzo di storia per i pesci rossi. E si spera non solo. Ovviamente qua si scherza. Però sul fatto di rendere possibile che un pesce rosso veda qualcos'altro oltre che un acquario, siamo seri. Andiamo a scrivere la storia. Pesce rosso volante della storia. Murphy, detto Pegaso, sta per volare. È tutto pronto. 3 secondi al lancio. 3, 2, 1. Vola Pegaso! Vola! Ragazzi! Sta succedendo! Non ci credo! È impossibile! Ehi, Pegaso! Ok, diamo la linea a Pegaso. Ehi, Pegaso! Com'è lassù? Lo so, stai facendo la storia, sei il più grande pesce rosso di tutta la Terra. Possiamo dire che la missione è compiuta. Torniamo a casa, Pegaso, torniamo a casa. Ok, facciamo tornare Pegaso alla base. Ce l'abbiamo fatta! Amici, ce l'abbiamo fatta! Il primo pesce rosso volante della storia. Qua possiamo finire nei libri di storia, o al TG. Ragazzi, per le prime impressioni, ci vediamo dopo. Adesso facciamo tornare Pegaso alla base e lo facciamo riposare un po'. È successo. Signori, Murphy sta per tornare a casa. E dentro un bicchiere, dentro il bicchierino, per farlo ambientare la temperatura dell'acqua dell'acquario di nuovo. Ma ora è passato abbastanza tempo e lo possiamo andare a liberare di nuovo dalla sua base. Possiamo nominare Murphy. Anzi, Pegaso, che fa il marpione dopo che ha reso possibile l'impossibile. Pegaso, vecchia volpe.
signori, che dire, ce l'abbiamo fatta. Ora siamo un po' più tranquilli e possiamo andare ad analizzare la questione. Che dire, una cosa può sembrare impossibile. Cioè, tu che stai guardando questo video, chissà se qualcuno guarderà questo video, classico. Ma tu che stai guardando, hai mai pensato che un pesce rosso potesse volare? No. Probabilmente. E visto che pensavi che fosse impossibile una cosa del genere, probabilmente pensi che siano impossibili anche altre cose. Magari realizzare un tuo sogno, un qualcosa che ti piacerebbe fare ma molli prima di iniziare, solo perché pensi che sia una cosa impossibile. Beh, nel piccolo, io e il mio caro amico Pegaso abbiamo voluto sfatare il mito che un pesce rosso non potesse volare. Mi fa ridere solo al pensiero che siamo riusciti in un'impresa del genere. E quindi nel nostro piccolo possiamo dire che tutto è possibile se ci metti determinazione, impegno, coraggio e romanticismo. Si può realizzare qualunque cosa. Quindi, maggiormente in questo periodo, che non è un gran periodo per chiunque, credi nei tuoi sogni e prova a realizzarli. È una citazione che ora mi cade dal cielo. Non può essere altro che: meglio vivere un giorno da pesce rosso volante e rischiare di non viverne altri che vivere 1000 giorni da pesce dentro un acquario sapendo che il giorno dopo ti sveglierai in un acquario. Signori, alla prossima avventura folle da Toto e da Pegaso. Passo e chiudo.